Buongiorno a tutti, eccoci arrivati al quarto appuntamento del podcast Spirito Divino. Anche oggi ascolteremo il brano del Vangelo di Luca della quarta domenica del tempo ordinario e poi, come al solito, faremo qualche considerazione che ci permette di comprenderlo meglio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta e di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Come avrete facilmente compreso, il Vangelo di oggi è la diretta continuazione del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Anzi, viene addirittura ripetuto il versetto 21 che domenica passata concludeva la lettura del Vangelo. Come abbiamo evidenziato domenica scorsa, il messaggio di Gesù crea una spaccatura nell'uditorio. O forse è meglio dire che innesca un percorso che da una iniziale meraviglia suscitata dalle parole di Gesù, parole che Luca definisce piene di grazia, si passa ben presto ad un atteggiamento di irritazione, se non addirittura vera e propria ira contro Gesù. I Nazareni, che tutto sommato erano persone dal profondo sentimento religioso, visto che erano in sinagoga, non riescono a liberarsi di due ostacoli che avrebbe permesso loro di comprendere il messaggio di Gesù. Vediamo quali sono questi due ostacoli. Il primo di essi è la normalità, l'umanità di Gesù. I Nazareni non riescono ad accettare che un loro concittadino, che fino a poco tempo fa era stato in mezzo a loro, lavorando nella bottega di Giuseppe, condividendo la vita di paese, potesse diventare l'inviato di Dio. Ma come? Non è il figlio di Giuseppe? Forse si attendevano che l'inviato di Dio arrivasse, chissà, oggi diremmo, con un'astronave dal cielo piena di effetti speciali o poteri sovrumani. Ma non capita anche a noi talvolta di attendersi da Dio cose roboanti, strepitose, da effetto speciale? Siamo attratti dal mistero, dallo straordinario. Pensiamo che il nostro rapporto religioso debba fondarsi su eventi sovrumani e assolutamente irripetibili,
altrimenti diciamo Dio non esiste, Dio non c'è. Ma approfondiremo questo meglio domenica nell'omelia. Il secondo ostacolo è il voler approfittare della situazione per girarla a proprio vantaggio. Molto probabilmente i Nazareni avevano sentito ciò che Gesù aveva fatto a Cafarnao e nei villaggi vicini, le guarigioni che aveva compiuto, e quindi pensano di avere in casa il guaritore, il mago che risolve con un gesto della mano tutti i problemi. Quindi, quello che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui, da noi, a maggior ragione, siamo i tuoi concittadini. E qui, guarda caso, Gesù cita due episodi biblici nei quali i protagonisti non sono ebrei, e questo fa ancora più arrabbiare i Nazareni. Anche qui approfondiremo meglio nell'omelia, ma per dare un primo spunto si può dire che talvolta chi parte veramente da zero riesce ad arrivare più in alto di chi è già in un contesto religioso, perché spesso quest'ultimo si ferma, appunto, trova degli ostacoli e non progredisce. Vi ricordate quando Gesù ha detto che ladri e prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli? Ovviamente Gesù non ha detto questo per santificare l'essere ladro o prostituta, ma perché talvolta chi conosce il fondo, chi è lontano da Dio, riesce, se vuole, ad avere una spinta maggiore e arrivare più in alto, perché è più libero, perché è più pronto ad accettare senza compromessi il messaggio di Dio. Un'ultima nota un po' più tecnica. Nel Vangelo troviamo scritto che gli abitanti di Nazaret portano Gesù sul ciglio del monte per gettarlo giù. In realtà Nazaret è situata in una valle, per cui questo brano ha posto un po' di problemi interpretativi. C'è chi ha voluto vedere in una collinetta distante circa 2 chilometri da Nazaret questo precipizio, collina chiamata in seguito proprio Monte del Precipizio o Monte del Salto, quest'ultimo appellativo derivato da una tradizione apocrifa che voleva che Gesù avesse compiuto un grande salto per sfuggire ai Nazareni. C'è anche chi sostiene che la Nazaret attuale non sia quella dei tempi di Gesù, o che Gesù avesse passato gran parte della sua infanzia e giovinezza in un'altra cittadina, che corrisponderebbe di più a quanto i evangelici dicono riguardo all'infanzia e alla formazione di Gesù. Ma lasciamo perdere queste questioni interpretative, anche se sarebbe interessante approfondirle. Vorrei presentarvi, diciamo così, una mia interpretazione. Forse l'Evangelista non aveva tanto in mente di presentare un luogo geografico, un luogo fisico, un'ambientazione, ma vuol darci un luogo teologico. Nella Bibbia il monte è simbolicamente il luogo della presenza di Dio. Pensate al Sinai, ad esempio. Allora questo vorrebbe dire che l'intenzione dei Nazareni di voler buttare Gesù giù dal monte equivale al rifiuto di riconoscere in Gesù qualità profetiche o divine. Poi il Vangelo ci dice che Gesù, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Anche questo è un risvolto teologico che Luca ci vuol dare. Non si vuole qui insinuare che Gesù sarebbe scappato. Non è un riferimento ad un atteggiamento concreto che Gesù avrebbe o non avrebbe avuto. Luca ci vuol dire che Gesù passa e rimane
in mezzo alle persone, è in mezzo a noi. Però cammina, si mette in cammino, va verso Gerusalemme. Quindi anche per noi questo diventa un segno. Certamente Gesù è in mezzo a noi, però non per rimanere fermo, ma per mettersi in cammino, perché anche noi, dietro a Lui, possiamo metterci in cammino verso la Gerusalemme del cielo. E con questo vi auguro una buona domenica a tutti. Vi ricordo soltanto che ora, in questi giorni, a breve, preparerò altre due puntate di questo podcast, questa volta su Santa Verdiana. A Castelfiorentino, il 1° febbraio, si celebra la festa di questa santa, patrona di questo paese, e quindi vi dirò qualche cosa su questa santa particolare che forse non tutti voi conoscete. Buona domenica a tutti.